Ragazzi e ragazze, buongiorno! Siamo di nuovo qua insieme per andare a fare una nuova video. Vi ricordo che l'iscrizione al canale è gratuita, chi non l'ha fatta e vi può interessare il canale, fate l'iscrizione, così ogni volta che uscirà un video nuovo che noi trattiamo tanti elettrodomestici, potete seguire il canale. Nello stesso tempo, ovviamente, per ricevere la notifica, oggi ho parlato al contrario, in basso a destra c'è una campanella, cliccate e attivate le notifiche. Così, quando uscirà il video, vi arriva la notifica sul dispositivo sul quale lo avete, diciamo, attivato. Allora, come sapete, trattiamo tanti elettrodomestici. Vi ricordo che in playlist trovate varie cartelle suddivise sia per elettrodomestico ma anche per genere. Non le ho ancora creati tutti, ma appena ho un attimo di tempo cerco di crearli. Per qualsiasi cosa che volete, un video che semmai vi interessa di fare una ricetta e non riuscite a trovarlo, contattatemi pure. Come sapete, in ogni video trovate sotto in descrizione tutti i miei canali dove mi potete seguire, scrivere e contattare. Così in questo modo io vi posso mandare direttamente il link, che a me la ricerca è più semplice se per caso non l'ho ancora inserita nella cartella, in una delle cartelle della playlist. Detto questo, siamo qua per fare la nuova ricetta. Come sapete, abbiamo la cartella del Natale, in playlist abbiamo già fatto gli struffoli, perché l'anno scorso abbiamo fatto in modo tradizionale, ma fritti in friggitrice ad aria, come sempre. Cerchiamo di fare cose golose, ma più sane. Oggi andiamo a fare sempre gli struffoli, però li facciamo con la pasta maker e poi la cottura e tutto il procedimento sempre con la friggitrice ad aria e tutto il resto, perché c'è chi ce l'ha, c'è chi cerca questa ricetta e ho deciso di farla in modo abbastanza semplice, farla insieme a voi. Vi ricordo che io lo sto facendo per la prima volta insieme a voi, quindi se i liquidi, le dosi sono errate, dovete seguire il video perché ci correggiamo mani a mano che lo andiamo a fare. Ho più o meno dato un equilibrio, andiamo a vedere se sarà equilibrato. Vi dico le dosi. Poi, se c'è da correggere, durante il video faccio le correzioni a voce, quindi seguite. Allora, struffoli, chiamato semplicemente struffoli con pasta maker. Allora, 230 g di farina 0, 30 g di zucchero, mezzo cucchiaino di olio, 2 uova medie, un pizzico di sale, 10 g di limoncello che potete sostituire con vino da cucina, vino dolce, un altro liquore che vi può piacere, o semplicemente dell'acqua. Per evitare gli alcolici, se uno non vuole gli alcolici, può metterci l'acqua e aggiungere la buccia grattugiata del limone e dell'arancio, così per dare l'aroma. Vedete un pochino voi come potete equilibrare, cambiare per il problema dell'alcolico, diciamo. Poi miele cadette, quanto bastano, ci regoliamo in base alla quantità di struffoli che usciranno. L'altra fila che andremo a utilizzare, utilizzerò quella dei grissini tarallini, che come sapete io compro nel gruppo Nu. Chi vuole il link del gruppo pagina dove io vado a comprarle, compro da loro oltre 23 file, consegne eccellenti, assistenza, sostituzioni in causa di danni, perché comunque danni non creati da noi, ovviamente, perché se creiamo il danno noi è un problema nostro. È una pagina che favorisce tantissime trafile in POM, prezzi vantaggiosi ovviamente, confronto a quelle bronzo, sono adattabili per varie macchine. Voi contattate la ragazza e in base a questo vi aiuterà per la vostra macchina pasta maker, perché ho vari modelli, può darsi che sia diversa la trafila. Quindi, se volete sapere la pagina, contattatemi che io vi do il link. Chi non ha nessuna trafila, perché dice io ancora non ho comprato nessuna trafila Nu, potete utilizzare quella dei maccheroni semplici, però non togliete quello centrale perché molti lo fanno, è sconsigliato, perché togliendo la parte centrale, questo no perché è un pezzo unico, ma ci sono quelli che si toglie la parte centrale, potete creare danno alla macchina e rompere la trafila. Quindi mi raccomando, fateli anche se vengono rigati, cosa dovete fare? Pazienza, vabbè, però c'hanno il buco il maccherone, quello è il problema. Dovete, secondo me, comprarlo. C'è chi l'ha fatto e l'ha tolto, però io ve lo sconsiglio, Poi ognuno fa quello che vuole. Io vi consiglio di acquistare, fate un bel acquisto di vari tipi che vi possono interessare, perché ne hanno tanti, così fate una spesa spedizione unica. Detto questo, vado a preparare la macchina, così cominciamo a preparare i struffoli. Eccoci qua, la prima cosa che andiamo a fare, macchina staccata, mi raccomando, ancora tenetela staccata dalla corrente. Io vado prima a cambiare la trafila, poi la vado a staccare. Non è importante perché tanto non c'è nessuna cosa elettronica, però io preferisco fare così. Cambio prima la trafila e la vado a montare. Vi ricordo che c'è il tutorial, nella cartella in playlist.
pasta maker, trovate anche il video tutorial per chi ha le prime armi. Poi inseriamo la spina. Lei fa il suono, noi le andiamo a aprire. L'accendiamo, io metterei quello con l'uovo, visto che utilizziamo ovviamente le uova. Allora, mi sono dimenticata la paletta, come sempre, se questa ci può servire, e andiamo a inserire tutte le polveri. Cominciamo con la farina. Io ho messo la 0, Potete usare anche la 00, quella che avete in casa. Io la prendo direttamente dal mulino che viene da Lecce, quindi prendo questa qua. Poi lo zucchero, mi raccomando, zucchero a velo, Aggiungiamo lo zucchero a velo, ecco qui, lo tiriamo giù, lo mettiamo tutto all'interno e un pizzico di sale. Questi sono i nostri ingredienti solidi. Chiudiamo, così ci dà il calcolo dei liquidi, ma noi in questo caso non ci importa molto. Nella sua caraffa, chiamiamola così, dosatrice di liquidi, mettiamo le uova. Le abbiamo già messe, le andiamo a sbattere. Questa ricetta, perché io la facevo doppia, la facevo in casa, portava 3 uova, però io ridotta ne ho messe 2. Al massimo aggiungiamo un po' di farina, perché 1,5 come si fa? Se no bisognava mettere un uovo e un po' di albume. Allora, sbattiamo le uova. Quando abbiamo sbattuto le uova, aggiungiamo all'interno il limoncello o la crema di limone, quella che voi utilizzate, o qualsiasi altro liquido come vi ho detto. E poi mezzo cucchiaino di olio d'oliva, extravergine di oliva. Voi utilizzate l'olio che più vi fa comodo. Mezzo cucchiaino, l'altra metà lo rimetto all'interno, perché ne è uscito un po' di più. Andiamo a sbattere nuovamente, così amalgamiamo le uova con l'olio e il limoncello. Che profumo che fa questo limoncello! Ecco qua. Chiudiamo l'olio, eccoci qua. Clicchiamo play. Comincia a impastare e noi piano piano andiamo a inserire i liquidi. Pianino pianino, fate scendere un po' alla volta. Ovviamente l'uovo non è bello liscio, fate così, vedete un pochino, poi vi fermate, un pochino, vi fermate, vediamo dentro come va, altrimenti lo potete impastare a mano, poi se c'è necessità di aggiungere un po' di liquidi o aggiungete un pochino di vino, quello che usate di liquido, o aggiungete un pochino di albume finché non è bello lavorabile a mano. Ora vediamo come verrà fuori nella macchina qua, Eccoci qua, un altro po', un altro pochino. Io sto cercando di aspettare per vedere. Non dire che questi dosaggi ci va tutto, Eccolo qua. Ora facciamo così, così va tutto giù, tanto è plastica, non si rovina, altrimenti usate una paletta in silicone. E facciamo scendere bene tutti i nostri liquidi. Ecco qui. Se volete con la paletta pure, fate scendere meglio, perché un pochino rimangono nei fori, Questo è l'uovo. Ecco qua. Facciamo terminare semplicemente il tempo. Dopodiché li facciamo uscire direttamente. Ora, se mai i primi li togliamo, che li rimettiamo all'interno. E gli altri dobbiamo essere noi abbastanza veloci per fargli una lunghezza non troppo grande. E fate così. Io non li voglio far troppo grandi, Man mano che scendono, li mettete nel vassoietto e poi li trasferiamo. Eccoli qua, ne viene semplicemente un bel vassoietto. Vedete come dose? Quindi potete fare anche doppia dose se volete. Ora vado a lavare la pasta maker perché si va a lavorare subito. Poi prendiamo la friggitrice d'aria che andiamo a fare la cottura. Nel frattempo li lasciamo qua.
Eccoci pronti per partire con la cottura. Utilizzerò la Philips XXL, perché l'altra volta l'avevo fatta in un'altra friggitrice, non mi ricordo se era cassetto, mi sembra di sì con gli altri. Potete fare anche nella Live Kit 30 litri, li fate direttamente in una teglia, eh. Io vi sconsiglio il cestello rotante, perché si possono andare ad attaccare, perché comunque sono freschi. Quindi una bella teglia antiaderente, fate il procedimento che vi faccio vedere io adesso per andarli a ungere, e poi procedete con la cottura, la massima potenza è sufficiente. 220 secondo me per la Live Kit vanno bene, chi va a 200 massimo usa 200 come faremo noi ovviamente. Per prima cosa andiamo a preriscaldare, perché deve essere bella calda quando andiamo a fare questa cosa, quindi andiamo a accendere la nostra friggi, mettiamo 200 gradi, aspettate che ve la avvicino un po', ecco così vedete meglio, mettiamo semplicemente 200 gradi e andiamo a impostare, io direi 3 minuti e la facciamo andare. Lei preriscalda e noi facciamo così, un vassoio, quello che usavo prima che sono andata a lavare e asciugare, un colino, va bene, io ho questo qua là perché è grande, olio spray, io uso quello di oliva, vi ricordo che se andate sul sito www.sprayleggero.it fate la spesa, codice sconto Silvia81, Silvia in maiuscolo, tutto attaccato, Silvia81, avrete lo sconto del 10% su tutta la spesa, su tutti i tipi di olio, sono eccezionali, eh? Allora, prendiamo un pochino di struffoli, ora li stacchiamo un po' con le mani, in questo modo, così vi faccio vedere come andiamo a fare, si sono già un pochino seccati, così riusciamo a lavorarli. Ok, li mettete un pochino e scuotete il cestello, il collino, così, guardate che si staccano e che si muovono, eh? Ne mettete un po' e fate così, finché non abbiamo messo un pochino, non esagerate, eh? Solo un pochino così, li muovete di nuovo, se si attaccano staccatelo perché sono freschi, prendete l'olio, oddio, mi cade tutto. Allora, prendiamo l'olio, andate a scuoterli e li andiamo a spruzzare e scuotete. Se si va ad attaccare, andatelo a staccare. Ecco qua, in questo modo. Perché facciamo così? Perché se c'è dell'olio in eccesso, cade giù, non ci va a colare giù nella friggitrice che dovremmo fare almeno due cotte e altrimenti poi ci creerà fumo e l'olio va a cuocere, quindi poi esce fumo, puzza e tutto il resto. Mentre noi li andiamo a ungere e poi li andiamo a inserire nella friggitrice. Ora manca pochi secondi, li andiamo a fermare, ecco io l'ho spenta, brava fenomena, andiamo a aprire e ovviamente li mettiamo direttamente nel nostro cestello forato, quindi li andiamo a rovesciare, ci aiutiamo anche con una paletta, non è un problema. E ora le andiamo a riempire, quindi mettiamo degli altri struffoli qua fino a che non abbiamo riempito il cestello, ovviamente non sovrapposti, cercateli di tenere pari, devono stare solo pari, non fare la pila sopra, mi raccomando. Ecco qua, come vedete bello la base piena, andiamo a chiudere, impostiamo 200 gradi, io metto 10 minuti ma ovviamente ogni dopo 5 minuti vado a controllare, allora 5 minuti andiamo a controllare, poi ogni 2-3 minuti andiamo a controllare spesso, eh? Ecco qua, 200 gradi, 10 minuti andiamo a controllare. Vi ricordo che la Philips è potente, oltre 2000 watt, le altre friggitrici so che 7-8 minuti ci volevano, eh? Ora andiamo a vedere con la Philips le tempistiche. Sono passati 5 minuti, mettete la pausa cliccando il pomello. Come vedete sono già belli colorati, eh? Non so se rende l'idea, vedete iniziano già a essere colorati, eh? No, io li faccio colorare un altro minutino, ci sta, non c'è bisogno di muoverli, eh? Però se quelli di là all'interno vengono più cotti li potete ruotare, ma qua la cottura è uniforme grazie alla ventola che abbiamo in base, eh? Come sapete abbiamo una ventola in base eccezionale, non gira, però è fatta in questo modo che circola l'aria a 360 gradi. Questo lo faccio vedere per chi non ce l'ha. Allora io lascerei un altro minutino per farli diventare un pochino più scuri, poi li fermiamo perché quell'altro video erano abbastanza chiari, però erano cotti, eh? Quindi lasciamo almeno un minuto, così diventano 6 minuti. Abbiamo fatto passare un minutino e beh adesso li togliamo, eh?
Vedete come sono belli colorati? Li togliamo e li andiamo a mettere in un piatto. Allora, con queste dosi ci vengono due cotture, semplicemente due cotture. Vedete come sono belli colorati? Gli altri erano abbastanza chiari. Quindi andiamo a fare la stessa operazione che abbiamo fatto prima per riempire il cestello e andiamo a fare la seconda cottura. La seconda cottura bastano 5 minuti, vedete? Sono già pronti. In 10 minuti, 11 li abbiamo fatti tutti. Ora andiamo a sciogliere il miele, mezzo chilo, io ho messo perché deve essere un pochino abbondante, secondo me va bene. E poi dopo ci andiamo a inserire dentro i nostri struffoli, che poi vi faccio vedere. Quando il miele è sciolto, come vedete, io ho usato il miele mille fiori, Quando il miele è sciolto, perché è bello denso e poi si va a sciogliere, fiamma dolcissima, pochissimi minuti, e lo andate a spegnere. Poi aggiungiamo i nostri struffoli. Li mettiamo tutti all'interno e andiamo ad amalgamare. Allora, prendiamo dei piccoli pirottini di carta, siccome si sono un po' malformati, vedete? Date una piegata, Poi dentro un altro piatto, non in quello da portata. Ora amalgamate bene perché sotto c'è il miele abbondante, così diventano belli unti, diciamo, conditi nel miele. Riempite un po' il pirottino. Quando l'avete riempito, ci date una leggera forma in questo modo. Così poi lo posizionate qua. Quando l'avete posizionato qua, potete metterci sopra un pochino di miele, dove semmai vedete che ce n'è meno. In questo modo. Fate così. Io ne preparo qualcuno perché li devo consegnare questi, Quindi questi sono da regalare. Poi sopra ci mettiamo un pochino di cadette colorate. In questo modo. Il giusto, io ne metto il giusto, non so li a metterne chissà quante. E poi ci mettiamo anche qualche pappralina argentata, che le ho comprate appositamente anche per decorarle con queste qua, argentate in questo modo. Ne mettiamo 4-5 di quelle argentate. Ecco qua. Guardate. E fanno la sua bella figura. Ora vado a riempire tutti quelli che devo consegnare, quelli che rimangono farò un piattino per noi e vi faccio vedere. E questo è il risultato. Questi che porterò oggi, che devo regalare per le feste, guardate come sono carini, monoporzionati. Questi invece sono quelli che rimangono, che li teniamo per noi ovviamente. Tanto li fate raffreddare e si conservano parecchi giorni. Li chiudo con la pellicola, la velina trasparente, li chiudete, li tenete sotto un luogo freddo, quando sono raffreddati, se no fa il vapore l'acqua e va dentro, mi raccomando. Quando sono completamente freddi, coprite con la velina, vi durano anche 10 giorni, proprio durano, quindi state tranquilli. E questi sono i nostri struffoli fatti, o stanno a chiudere, come li chiamano qua, con la pasta maker e con la friggitrice ad aria. Vi ricordo che sotto trovate tutti i miei canali, dove potete seguire, scrivere e contattare per qualsiasi cosa. Fatemi sapere se l'avete fatte, se l'avete fatte con la pasta maker e la friggitrice ad aria. Come sempre aspetto le vostre riproduzioni e soprattutto quello che pensate. Ciao, alla prossima!